Buongiorno, buona domenica, bentrovati per l'appuntamento con la nostra informazione in questo caldo afoso di giugno, secondo weekend. In apertura di giornale ci occupiamo del grande successo avvenuto nella serata di ieri a Piazza Matteotti, a Cerignola, nel Poggiano, per non dimenticare Donato, per ricordare Donato Monopoli, il ragazzo di Cerignola in provincia di Foggia, ucciso in una rissa in una discoteca a Foggia, per il cui processo si attende la sentenza per il prossimo 27 giugno. Una serata a tinte forti, ricca di grandi emozioni, soprattutto perché Donato amava la musica e lo strappo alla sua vita è durato troppo presto. Erano presenti i familiari che hanno voluto fortemente condiviso l'iniziativa dell'associazione Evergreen. Hanno partecipato anche la scuola di danza Scarpette Rosa ed il coro della scuola media a Padre Pio di Cerignola con i docenti Guercia e Lollino. Adesso in esclusiva per il nostro telegiornale andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato Pino Monopoli, il papà di Donato. Sentiamolo. Signor Monopoli, lei insieme a sua moglie siete qui per questa serata per non dimenticare Donato. Sappiamo che Donato amava moltissimo la musica. Vabbè, ma tanto in genere, dopo che sarà il messaggio che vogliamo dare è che questi ragazzi sono qui stasera, proprio per mandare un messaggio che la violenza non dovrebbe più esistere in genere quando loro fanno una serata per divertirsi, una serata deve essere passata in amicizia senza, e poter ritornare a casa soprattutto. Poi l'appello che voglio fare più che altro, visto che siamo vicini alla sentenza che dovrebbe esserci il 27 giugno, è quella di chi è chiamato a giudicare, che deve avere coraggio di dare la sentenza giusta quando ci ha rovinato la vita, praticamente quando è segnato, e dare delle risposte a questi ragazzi. Certo è che voi avete sentito in tutti questi mesi l'affetto di una città intera per voi attraverso tantissime manifestazioni di solidarietà e di affetto, e non solo questo, evidentemente. Forse la forza parte ce l'ha da lui, ma anche tanta gente che sta vicino a pagina, è arrivata a una cifra che noi non aspettavamo, è quello che ci carica giorno dopo giorno, ci dà la fiducia di avere una giustizia giusta più che altro, perché non può esistere che un ragazzo perda la vita a 26 anni per dei fughi emotivi. La sentenza giudiziaria per la morte del giovane ragazzo di Cerignola, per il quale, lo ricordiamo, sono imputati due giovani foggiani, avrà luogo il 27 luglio, scusate, il 27 giugno al Palazzo di Giustizia di Foggia. Il PM foggiano, titolare di questa drammatica vicenda, ha chiesto per loro 14 anni di reclusione. E adesso la cultura si è svolta nella città siciliana di Priolo Garollo, in provincia di Siracusa, la presentazione del libro Lettera ad un'amica speciale di Mariangela Bottone, edito dalla Cartago Edizioni, la casa editrice siciliana con il quale ormai da circa un anno il nostro telegiornale ha cominciato un lungo rapporto di collaborazione attraverso interviste e dirette speciali. Chi ci ha seguito ieri pomeriggio avrà visto più o meno gran parte di quello che si è raccontato. Tra l'altro, l'evento si è svolto nel centro antiviolenza della città siracusana. Noi adesso vi facciamo ascoltare due testimonianze. La prima con Mariangela Bottone, l'autrice del libro, che ci spiega come è nato questo suo lavoro, e poi Cristina Di Bernardo della Cartago Edizioni, che ci dice anche l'importante apporto di collaborazione e condivisione nella lotta contro la violenza sulle donne. Sentiamo.
ci è voluto per realizzare questa opera? Allora, l'anno scorso, nel periodo quando sono venuta dalla presentazione di Milano, ho detto perché non scrivere un libro su mille emozioni, sull'amicizia. E da là ho incominciato a scrivere, ho chiamato alla casa editrice e abbiamo fatto il secondo libro. Io volevo dire poche parole. Intanto veramente la sensibilità di Priolo nella persona in questo momento di Mariangela Bottone in questa giornata particolare è veramente molto forte. Qui c'è una sinergia sul serio di donne che hanno voglia di far sentire la loro femminilità, la loro bellezza e la loro armonia, che tutto venga sempre apprezzato e amato e rispettato dagli uomini e da tutte le persone. Gri conserva quelle scarpe rosse per la nostra amica. Loro sono una squadra assolutamente sì, Mimmo. Sono già indossate, comode. Bene, queste dunque le dichiarazioni che sono state rese al nostro telegiornale sia dall'autrice Mariangela Bottone che da Cristina Di Bernardo. E queste erano le notizie della domenica. Adesso Sport 24 Live. Ancora buona domenica e ben ritrovati con Sport 24 Live. Adesso tutta dedicata alla pallavolo, ma avremo anche lo spazio per il calcio. Cominciamo con la pallavolo e con la strepitosa impresa compiuta dalla pallavolo Cerignola nella gara 1 della finale per la promozione alla Serie B2 nazionale di volley. Le Pantere Ovantine hanno vinto contro la Tempesta Volley Taranto per 3-0. Vittoria convincente, la finale playoff per la promozione in B2 di volley femminile. Le ragazze della pallavolo Cerignola hanno battuto sabato sera alle Purane il volley Tempesta Taranto per 3-0. Avvio di partita da entrambe le parti equilibrato, almeno nella prima fase del primo set, fino al 15 pari. Voi, Scherza e compagni mettono l'acceleratore e vincono nel primo set 25-18. Secondo, con una buona partenza delle Ovantine, mini break 4-0. Le Tarantine, che fra le loro fila annoverano l'ex Fenice Libera Virtus Martina Lanza, cercano di mantenere il ritmo, restando nella scia delle avversarie. In un crescendo di emozioni ma anche di spettacolari giocate, il secondo set si chiude 25-22 per la pallavolo Cerignola. Ultima equazione senza troppi scossoni, nonostante una rimonta tardiva delle Tarantine, le Ovantine vincono definitivamente 25-22, 3-0 finale. Adesso una settimana di allenamenti fondamentale per preparare benissimo la seconda gara l'11 giugno al Dileo, sperando nell'urlo finale Uxia. E adesso parliamo ancora di pallavolo, ma stavolta della Nation Volley League femminile. Si chiude con una sconfitta la prima settimana per le ragazze della Nazionale Azzurra, campione d'Europa in carica donne. Dopo l'esordio sfortunato con la Turchia, i due successi consecutivi con Belgio e Olanda, le azzurre di Davide Mazzanti hanno ceduto il passo alla Cina, che ha vinto per 3-1. 25-23, vantaggio azzurro, poi il pareggio della formazione cinese che poi ha vinto i restanti 7, 25-22, 25-18. Una partita giocata per lunghi tratti alla pari. L'Italia chiude la pool 2 con 2 vittorie e 7 sconfitte. Le azzurre vanno rientro nelle prossime ore in Italia, dove ad attenderle ci sarà qualche giorno di riposo, e poi dal 15 al 19 giugno ci sarà la seconda parte della Nation League, in cui si cercherà maggior abbiatamento e condizione per oliare una macchina giovane e grintosa. E allora andiamo a sentire che cosa ha detto dopo la partita persa con la Cina il tecnico della Nazionale Azzurra, Davide Mazzanti. Tornare fuori dopo un set perso così nettamente non era facile. E sembrava una storia già scritta, invece la storia poi l'abbiamo iniziato a scrivere in un altro modo, e tatticamente siamo stati secondo me molto brave a fare quello che avevamo preparato dal secondo set in poi,
e ci è mancato in alcuni momenti la precisione per riuscire a fare i colpi, però è anche vero che a volte abbiamo fatto tipo nel terzo set cose straordinarie e loro le hanno fatte più belle di noi e quindi merito loro. E invece in alcuni frangenti secondo me dovevamo essere più precisi noi per avere le opportunità giuste e loro hanno giocato una gran bella pallavolo e mettono una pressione incredibile nel contrattacco e ci servirà perché comunque abbiamo visto che tatticamente alcune cose e tecnicamente dobbiamo fare alcune cose meglio per stare davanti a loro. Sono soddisfatto della qualità di quello che abbiamo fatto, di come l'abbiamo fatto, perché loro sono una squadra molto molto difficile, che non è mai facile giocare contro di loro e l'ingresso anche della palleggiatrice della Ding sicuramente gli ha dato qualità. E adesso in chiusura il calcio per quanto riguarda Michele Pazienza al 99% rimarrà anche nella prossima stagione tecnico dell'Audace Cerignola. La conferma è arrivata al nostro telegiornale attraverso fonti vicine alla società dell'Audace Cerignola, che lo ricordiamo nella settimana appena conclusa ha svolto sia la vesta promozione che ancora prima l'incontro tra il presidente Nicola Grieco e lo stesso Pazienza. Dunque la condizione che sia lui il condottiero del primo storico campionato professionistico di Serie C va ad inanellare il secondo tassello dopo la riconferma del direttore sportivo Elio Di Toro. Adesso bisognerà cercare di trattenere la maggior parte dei big che hanno conquistato questo storico traguardo. E così siamo arrivati al termine di questa edizione della domenica del nostro telegiornale, che come avete visto ha contemplato anche ovviamente Sport 24 Live. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento le troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani mattina alle 8:30 con Mattina 24 Live. E poi naturalmente nel pomeriggio alle 18 con Sport 24 Live del lunedì e naturalmente poi alle 21 con Dentro la Notizia. Grazie a tutti per essere stati con noi e nonostante il caldo, buona domenica.